Buonasera dal TG Norba Sport. Mentre ieri praticamente a Bari si continuava a parlare di allenatore, chi sarà il nuovo allenatore, insomma continua il toto tecnico, si svolgeva l'amichevole a Canosa e proprio in quel momento il nostro Biagio Fanelli ha intervistato Vincenzo Matarrese, che dopo giorni di silenzio ha detto la sua sulla vicenda Conte. Sentiamo. Sapevamo che Conte era desiderato alla Juve, lo sapevamo da parecchio tempo, noi ci stiamo preparando, è chiaro che la società non può rimanere ferma, deve andare avanti. Perinetti è stato fuori, ha già contattato molti, non posso fare i nomi, a meno che non avvieni miracolo che la Juve rinuncia a Conte, ma ben risulta che a me fa piacere. Abbiamo costruito un allenatore per la Juve e questo vuol dire che noi siamo bravi. Però non le dispiace per il Bari perdere un allenatore che è riuscito a fare cose così importanti? Beh, è chiaro che è come un figlio, il padre che perde un figlio, però il calcio è questo. Lui mi aveva detto appena venne a Bari, desiderio suo era arrivare alla Juve. Io speravo con qualche anno di ritardo, ha anticipato i tempi, è bravo. Ma è normale, il calcio è così, dopotutto il campionato non si è chiuso, rispettiamo anche tutti gli addetti ai lavori, il campionato finisce sabato prossimo, dopo sabato possiamo anche eventualmente fare i nostri, avvisare ai tifosi di quello che sono i nostri programmi. Comunque il Bari non resterà a guardare, si sta già muovendo, si sta attrezzando. Beh, insomma, dopo 8 anni ritorniamo in Serie A, permettete che ci vogliamo rimanere, no? Dunque tante belle parole di Vincenzo Matarrese nei confronti di Antonio Conte.